amici carissimi, ancora buon anno a tutti voi. Siamo alla seconda domenica dell'anno nuovo. La Chiesa, dopo la solennità dell'Epifania, della manifestazione del Signore, ci invita a celebrare il battesimo del Signore, il battesimo di Gesù. E allora qualche domanda intanto, prima di entrare velocemente nel testo. Che cos'è il battesimo e quale battesimo predica Giovanni, perché Gesù si fa battezzare? Il battesimo è un lavacro di rigenerazione. Il battesimo dunque è un entrare a pieno titolo in una realtà attraverso un duplice movimento: immersione ed emersione. Si entra e si esce. Si entra quasi morendo a se stessi e a quello che si era prima, e si esce, si emerge rinnovati, quasi con una nuova identità. Il battesimo di Giovanni Battista è un battesimo soprattutto di penitenza e di conversione, oltre che di purificazione. Quindi, secondo lo stile, l'uso in atto presso i monaci della comunità essena di Qumran, è un rito di purificazione, è lo stesso rito che fanno tuttora, per esempio, i musulmani, che hanno le fontane d'acqua davanti alle moschee perché devono purificarsi prima di entrare al cospetto della divinità. Il battesimo di Giovanni è anche un battesimo di penitenza, cioè è un prendere coscienza di essere peccatori e dunque bisognosi della misericordia di Dio. Ed è un battesimo di conversione perché è un proposito di cambiare vita. Perché Gesù si fa battezzare? Se il battesimo di Giovanni è purificazione, penitenza e conversione, Gesù, essendo Dio, il Figlio di Dio e Dio egli stesso, non ha bisogno di purificazione, come non ha bisogno di fare alcuna penitenza, come non ha bisogno di conversione. E lui si lascia battezzare, nonostante Giovanni Battista voglia impedirglielo, perché gli dice, secondo il testo di Matteo che la Chiesa ci propone, gli dice: io ho bisogno di essere battezzato da te. Gesù risponde: lascia fare, perché si adempia ogni giustizia, cioè si compia la volontà di Dio. E la volontà di Dio qual è? La volontà di Dio è che il Figlio, Cristo Gesù, si faccia in tutto simile a noi, tranne nel peccato. Eppure con noi condivide le conseguenze del peccato. Gesù entra dunque nella schiera dei peccatori, entra dentro questa umanità peccatrice, e per questa umanità peccatrice anticipa la sua morte e risurrezione. Per questo il suo battesimo è un battesimo di immersione nella morte e di emersione nella risurrezione. Gesù vive dunque questo svuotamento, questo abbassamento, fino a farsi nulla nelle acque della morte per noi, perché il caos del peccato, del disordine, dell'ingiustizia, della violenza venga trasformato in cosmos, nell'armonia della
relazione dell'umanità con Dio e dell'umanità all'interno di se stessa. Il battesimo dunque di Gesù è un battesimo che vede tutto Dio, uno e trino, immergersi nelle acque del peccato e della purificazione per riemergere insieme all'umanità tutta, perché Gesù è vero Dio, è vero uomo, tutta l'umanità rinnovata. E difatti il battesimo di Gesù si conclude con il suo esodo dal caos dell'acqua, diventato quel caos ormai un cosmos, con il sigillo dello Spirito Santo che scende su di lui e con la voce di Dio Padre che dice: questi è il mio figlio, quello amato, nel quale ho posto tutto il mio compiacimento, perché Gesù vive fino in fondo l'obbedienza alla volontà del Padre. E questa è la volontà del Padre, che nessuno vada perduto. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci.